con lo spirito di una squadra che ha voglia di fare la partita. Poi sappiamo, stiamo parlando di una squadra che è prima in classifica con un'infinità di punti di vantaggio, quindi è evidente che ci saranno delle difficoltà, ma per noi diventa una verifica estremamente importante, non tanto sul piano del risultato, ma quanto sul piano della personalità, dell'espressione che siamo in grado di fornire oggi. Noi oggi siamo leggermente diversi rispetto al girone d'andata, c'è più consapevolezza, c'è più convinzione, e questo non ci garantisce nessun risultato in generale, tantomeno contro il Benevento, ma è una verifica importante per me. Masturzo, come esposito? Mister, il suo giudizio sulla conclusione delle operazioni del mercato nella sessione invernale, con gli acquisti di Curzio, Aia e di Capizzi, le sei uscite, com'è la situazione? Erano questi gli obiettivi che dovevano centrare? Se vi serviva anche qualcos'altro? Io credo che gli obiettivi, se si potessero raggiungere tutti gli obiettivi, ogni squadra avrebbe, cioè, ci sono i sogni che poi a volte non si possono realizzare. Sono stati fatti questi tre acquisti, sono tre giocatori che hanno tanto voglia, che è la cosa principale. Mi auguro che ci diano una mano, credo che abbiano le possibilità di farlo, e poi il tempo dirà. Adesso qualsiasi parola lascia il tempo che trova, sinceramente. Quindi, come ho detto prima, si parlava che c'era bisogno di tanti attaccanti, e poi scopriamo che abbiamo il terzo attacco del girone, è un esempio, chiaramente. Abbiamo perso due centrocampisti che sono Gere e Firenze, è venuto Capezzi che credo e mi auguro che sia un buon giocatore. Quindi è un buon, secondo me è un buon acquisto. Che può fare sia centrale che mezzala? Sì, secondo me sì. Si è allenato con noi oggi, sta anche bene, convocato. Il fatto che fosse convocabile non significava convocarlo, ma visto oggi è convocabile, assolutamente sì. Quindi sono più giocatori, gli altri due già, insomma, di fatto già. E gli altri due ormai sono qui da una settimana, quindi. Poi stiamo parlando, quando parliamo di giocatori, per dire Aia rispetto a Curcio, è che Aia aveva già fatto 19 partite di campionato, Curcio neanche una, quindi è chiaro che sono situazioni completamente diverse. Ma adesso finalmente il mercato è chiuso, questi siamo, andiamo a farci le nostre verifiche e andiamo proseguendo in un percorso di crescita che c'è stato, ma c'è la possibilità di migliorarlo. Quella potrebbe essere un'arma in più per la Salernitana, tutti quei giocatori che nel girone d'andata non sono riusciti a mettersi in mostra e che ora anche fisicamente, oltre che mentalmente, potrebbero essere più pronti. Ma sì, ma è quello che volevamo, perché sai, se c'è competitività diventa difficile per l'allenatore, ma diventa positivo per la squadra. Oggi a volte c'è anche l'imbarazzo su alcuni ruoli di fare delle scelte, perché se stanno bene entrambi è evidente che devi farne uno. Però, ripeto, c'è un buon spirito, dobbiamo, che poi lo spirito è figlio della disponibilità dei calciatori e a volte anche dei risultati, no? Perché i risultati fanno. Io credo che questo sia un gruppo, a oggi almeno, è stato un gruppo, direi che forse è stata la cosa più importante dall'inizio del campionato oggi, perché noi abbiamo superato, adesso è iniziato il campionato, io dicevo che iniziava a gennaio, quindi è iniziato, ma il girone d'andata è stato qualcosa di sconvolgente, noi facciamo finta di niente, non ci siamo mai lamentati, noi abbiamo giocato 3 mesi con una rosa di 11 giocatori, giocando domenica, mercoledì, domenica quando c'era l'infrasettimanale. Quindi abbiamo anche pagato, se devo essere sincero, purtroppo è successo e ne prendiamo atto. Oggi ne abbiamo convocato 23, credo che sia la prima volta che possiamo convocare 23 giocatori, poi è chiaro che non tutti sono
in condizione di fare 90 minuti, però questo è un segnale buono che c'è la possibilità da 15 giorni a questa parte di poter lavorare in una direzione che ognuno c'ha i propri obiettivi e quindi andiamo a vedere se raggiungiamo i nostri.